La movimentazione è il momento più delicato per le opere ed una movimentazione a rischio zero è il frutto di una serie di prescrizioni e operazioni stabilite a monte da figure professionali esperte. Come nel caso delle operazioni di scarico, disimballaggio e posizionamento di una delle opere più grandi e più pesanti della mostra, la testa di cavallo di Donatello. Unico frammento noto del monumento equestre di Alfonso V d'Aragona, commissionato all'artista prima del 1456 per occupare il fornice superiore dell'arco trionfale di Castelnuovo a Napoli ed oggi conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. L'opera è arrivata in camion di sera, accompagnata dal suo courier, ed è stata portata al primo piano attraverso la gru. E all'indomani è stata movimentata e posizionata sulla pedana espositiva grazie alle preziose indicazioni fornite dal courier, che in questo caso era un restauratore, e grazie all'esperienza degli operatori della ditta Apice supportati da specifiche attrezzature tecniche. Altrettanto delicate sono state le movimentazioni delle sculture in marmo, come il capitello romano proveniente dalle collezioni del Museo Nazionale di Ravenna, al busto romano con il ritratto di Gaio Cesare delle Gallerie degli Uffizi, al busto di Vecchio proveniente dal seminario vescovile di Mantova e al frammento di rilievo computto con gli attributi di Diana del Museo Civico Archeologico di Milano. Sempre da Milano, ma dalla Pinacoteca del Castello Sforzesco, possiamo vedere la movimentazione del dipinto più grande e tra i più importanti della mostra, che è opera di Andrea Mantegna e raffigura la Madonna con il Bambino e i santi Giovanni Battista, Gregorio Magno, Benedetto e Gerolamo. La pala detta Trivulzio, perché dal 1791 al 1935 entrò a far parte della collezione Trivulzio, collezione dalla quale proviene il famoso ritratto d'uomo di Antonello da Messina di Palazzo Madama, anch'esso esposto in questa meravigliosa mostra che invitiamo il pubblico a visitare.